qui alla nostra rubrica dalla terra alla padella in compagnia di patron chef Anthony Marra e l'executive chef Franco Di Dio e siamo al ristorante bistro di Anthony Marra Castellana Grotte in Puglia. Anthony so che hai preparato qualcosa di speciale per noi. Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi andremo a preparare un classico della cucina italiana, lo spaghetto al pomodoro. Sembra strano che uno spaghetto così semplice, così comune, possa avere delle tecniche particolari. Invece oggi noi vi andremo a dimostrare come questo spaghetto diventerà un principe e quindi darà onore a quello che è il nostro valore della cucina italiana. Per questa ricetta serviranno dei pomodori ramati, del basilico fresco, dell'olio evo, io preferisco il leccino, e della pasta trafilata al bronzo. Per la pasta noi usiamo una pasta 100% grano pugliese perché come sempre vi dico è giusto valorizzare il nostro territorio e i nostri prodotti. Quindi iniziamo con la nostra ricetta, Franco, prendiamo i pomodori. Li andremo a fare una leggera incisione solo sulla pelle per sbollentare il nostro pomodoro, quindi ci prepariamo una casseruola con dell'acqua bollente. Franco sta facendo una semplice crocetta sul pomodoro e andremo ad immergere i nostri, pro, i, i nostri pomodori nell'acqua bollente, vai franco? In questo modo qua. E nel frattempo noi ci prepariamo una boule, come vedete, con dell'acqua e del ghiaccio. Ovviamente, se non volete acqua e ghiaccio, potete stemperare i nostri pomodori sotto il rubinetto ad acqua corrente però consiglio sempre un po' d'acqua e ghiaccio perché comunque risparmiando quest'acqua in eccesso che va gettata ed è un peccato perché l'acqua è una delle risorse primarie della nostra vita un, una piccola accortezza ci darà sicuramente a, a lungo tempo il nostro risultato facciamo stare i nostri pomodori in acqua bollente per circa 60 secondi non di più la caratteristica di questa sbollentatura è quella di far rimanere il frutto, la polpa del nostro pomodoro bella dura e soda e il taglio, come vi dicevo prima, leggero e sottile non deve incidere la nostra polpa perché non deve entrare acqua all'interno e non deve inacquare. Allora, passati i nostri 60 secondi circa, andremo a rimuovere i nostri pomodori dall'acqua bollente e andremo a crearli un vero e proprio shock termico, quindi acqua e ghiaccio, ok, li lasceremo giusto in acqua e ghiaccio per una quindicina di secondi. Passati i nostri secondi, potete toccare con mano e quindi sentire se il pomodoro si è stemperato, andremo a prendere il nostro pomodoro e lo andremo a privare della sua pelle, in questo modo qua. Esatto, come vedete la pelle viene via facilmente, ma il, il, il nostro pomodoro risulta bello duro e senza che sia entrata acqua all'interno di esso. Una volta fatto questo andremo a preparare il nostro soffritto molto molto semplice. Utilizzeremo dell'olio extravergine di oliva. Io utilizzo un monocultivar di leccino perché ha un sapore più dolciastro e meno invasivo, useremo dello scalogno, quindi mezzo scalogno tritato e un quarto di cipolla bianca. Generalmente per darvi una dritta, noi andiamo ad occhio ormai però, per darvi giusto delle indicazioni, ci vorrà un cucchiaio e mezzo di olio extravergine per porzione. Questa diciamo, preparazione abbondante va per due persone, quindi generalmente tre cucchiai di olio. Andiamo a tritare in maniera grossolana il nostro soffritto e lo andremo a mettere nella nostra casseruola. Lo possiamo fare grossolano perché... Perché tanto poi verrà frullato e soprattutto facendolo grossolano non rischiamo nella cottura di far bruciare e quindi di avere dei sentori amarognoli alla nostra salsa di pomodoro, non appena il soffritto leggermente imbiondisce, ci andiamo ad aggiungere i nostri pomodori. Allora io li faccio mettere in questo modo perché? perché le parti più dure, le parti più consistenti, si trovano vicino il pistillo. Quindi facendo questo tipo di cottura non andiamo noi né a tagliare né a toccare i semi che ci sono all'interno, perché? Perché secondo me una volta toccati questi semi che hanno contatto diretto con la fonte calorifera, rilasciano gli oli resinosi. Gli oli, gli oli resinosi cosa danno al nostro pomodoro? Danno dell'amaro, quindi noi troviamo una nota amara al nostro soffritto. Ci aggiungiamo il basilico e allunghiamo con dell'acqua di cottura o del brodo vegetale. Aggiungiamo il nostro brodo Franco. Le quantità del nostro brodo. Da, da casa mi chiederete quanto brodo aggiungiamo, sicuramente andremo a raggiungere il livello del, me, del mezzo del nostro pomodoro praticamente arrivati a metà col nostro liquido può bastare I, da questo momento in poi il pomodoro non verrà più toccato verrà leggermente salato io preferisco salarlo presto perché perché il sale andrà a far diciamo rimuovere quelli che sono i liquidi in eccesso del nostro pomodoro e quindi verranno incorporati nella salsa stessa che poi successivamente andremo a frullare. Vediamo il nostro pomodoro che lo abbiamo irrorato con del brodo, se non avete del brodo po po potete tranquillamente ut utilizzare dell'acqua di cottura, ma il mio consiglio è quello che mezza carota, una cipolla, due pomodorini, un po' di sedano, facciamo bollire tutto per bene, ci siamo fatti un bel brodo vegetale, l'odore delle nostre verdure andrà sicuramente a dare un valore aggiunto al nostro preparato. Quindi siccome con un po' di brodo in casa c'è sempre, se non c'è non ci vuole niente per farlo, basta un po' diciamo di passione, di amore e fidatevi che la cosa cambia da così a così quello che metti trovi, si dice da, dalle mie parti. Ora abbassiamo la fiamma del nostro pomodoro, ci vorranno all'incirca 20 minuti. Nel frattempo che il nostro pomodoro raggiunga la sua cottura ideale, andremo a prendere la nostra pasta e la andremo a immergere in acqua salata. Ovviamente l'acqua deve essere a bollore. Basta così Franco. Facciamo stare a fiamma alta per giusto 5-6 secondi, dopodiché andremo a far cuocere la nostra pasta in forma passiva. Quindi cosa facciamo? Andiamo a spegnere il fuoco sotto la nostra pasta. Spegni? Ok. Cos'è la cottura in forma passiva? La cottura in forma passiva non è altro che la cottura della pasta con la fiamma spenta. Quindi l'acqua raggiunge il suo bollore, immergiamo lo spaghetto, una volta che si è predisposto tutto sul fondo della nostra casseruola, andremo a spegnere la fiamma e a coprire. Per quanto tempo? Il tempo sarà la metà di quello scritto generalmente in etichetta. A cosa serve? Questa forma passiva di cottura. Noi non usiamo farine addensanti extra neutri, maizene e quant'altro, perché per preservare l'integrità della nostra pasta, quindi dell'alimento. Allora questa forma passiva ci permetterà di non far fuoriuscire gli amidi in cottura nella casseruola, ma verranno rimossi nel momento in cui partiremo con una specie di risottatura della pasta. Dico specie perché la risottatura della pasta nasce con la nostra salsa precedentemente preparata e la pasta crudo dentro senza che tocchi l'acqua. Invece questa a metà della sua cottura e poi molto molto al dente verrà portata nella nostra salsa che permetterà di assorbire meglio il suo, diciamo, ingrediente principale che è la salsa di pomodoro e in più ci permetterà di far scaricare quegli amidi conte contenuti nella pasta e ci darà un effetto voluminoso cremoso e molto lucido starete a vedere a fine della nostra ricetta tutto quello che io vi sto dicendo come nel piatto si avvera il nostro pomodoro è cotto quindi Franco fai vedere come la gente da casa deve accorgersi che il pomodoro è cotto come vedete pigiando leggermente vedete che il pomodoro si siede non, non spingere molto franco ok a questo punto con l'utilizzo di un blender quindi prendiamo un robot da cucina o se abbiamo il mixer o se abbiamo il passino non vi preoccupate non vi demoralizzate a tutto c'è una soluzione ok prendiamo il nostro pomodoro lo andremo a mettere all'interno con il suo succo che è rimasto. Quindi, come vi dicevo, mettendo il brodo o l'acqua di cottura, mettete il brodo che è meglio, all'interno del nostro pomodoro senza toccarlo, vi rimarrà automaticamente la giusta quantità di liquido per emulsionare il nostro composto. Ora, prima di frullare, voglio dirvi solo questa cosa. Quando io ho studiato in maniera un po' più dettagliata il nostro pomodoro, cosa è uscito? È uscito fuori il colore. Quando sono arrivato alla parte del colore, cosa ho letto? Ho letto che il vero colore del pomodoro, in realtà, è arancione. Non è rosso. Cosa è successo? Vedendo anche lavorando con l'esperienza venivano i bambini sai a cena dice chef ma come mai qui il bambino riesce a mangiare la pasta al pomodoro eh? e a casa non la vuole allora che ho detto sarà sicuramente innanzitutto una questione visiva i bambini prima mangiano con lo sguardo e poi col gusto cosa ho scoperto che l'arancione in chiave diciamo psicologica trasmette allegria quindi il bambino quando Vede questo piatto che sarà arancione e non affogato di salsa perché grazie alla risottatura che vi dicevo e alla cottura passiva, la pasta prenderà il necessario della nostra salsa di pomodoro e quindi sarà un piatto molto elegante, non affogato e il bambino grazie al colore... Gusterà meglio il nostro piatto. Questo perché l'ho voluto dire? Perché le mamme a volte si disperano. È un consiglio che ho voluto dare alle nostre mamme. mettetelo in prova e poi fateci sapere se quello che io vi sto dicendo riscontrate dei feedback positivi oppure c'è qualcosa che dobbiamo migliorare o che vi serve qualche consiglio in più. Noi restiamo sempre a disposizione per qualsiasi cosa. Franco, procediamo al mixaggio del nostro pomodoro. Vai, vai, alza, vai ancora. Come potete vedere, già sta acquisendo il suo colore, va bene così, Franco. Non più di 25 secondi ci vorranno per il nostro mix di salsa di pomodoro. Prendiamo, Franco, una bowl. Sì, lo versiamo all'interno, facciamo vedere il nostro, la nostra salsa di pomodoro. Come vi dicevo il colore è prettamente arancione, in più la cottura del pomodoro non tagliato, se vogliamo scendere ancor più in un discorso tecnico, ci permette di lasciare proprio l'integrità dei profumi del pomodoro fresco, del sapore del, del prodotto della nostra terra e quando verrà mangiato, vi posso garantire io che ne faccio grand'uso e si vede, ha il suo perché. Franco, assaggiamo il pomodoro, la salsa pomodoro. Se ci vorrà un po' di sale, lo aggiustiamo di sale. Questo è scontato. Penso che chi ci guarda sia già una brava cuoca, una brava mamma, una brava nonna. Quindi aggiustiamo di sale in questo modo qua, non esagerate col sale, ma qualche fa male, eh. Ecco qua, la nostra salsa è pronta. Allora, una volta frullata la nostra salsa, prendiamo circa due mestoli per la nostra quantità di pasta che si aggira, basta così, Franco, che si aggirerà intorno ai 110 grammi, siamo stati generosi oggi. Come potete vedere, la nostra pasta che vi dicevo cotta in forma passiva, vedete, potete notare che l'acqua all'interno non è diventata bianca, non è diventata tra virgolette, virgolette ricca di amido. Quindi, vedete, l'acqua alla fine è quasi limpida. Ora Franco, finito di prendere il nostro spaghetto, vi mostrerà l'acqua, giusto per farvi vedere, per farvi rendere conto, anche quando lo andrete a riprodurre a casa. Va bene Franco, non, non, non ci appelliamo allo spaghetto, voglio dire. Saltiamo in un primo passaggio la nostra pasta, aggiungiamo dell'acqua di cottura per ultimare la cottura gioco di parole acqua di cottura per ultimare la cottura. Ci sta. Esatto. Vai Franco, primo mestolo, ci andrà sicuramente un secondo mestolo, andiamolo a mettere Franco. Benissimo, apriamo il nostro spaghetto in maniera tale, un consiglio, usate una padella Bella larga di diametro in modo tale che tutto lo spaghetto vada a contatto nello stesso modo con la fonte di calore. Franco, per piacere, mostriamo l'acqua. Vedete, l'acqua non presenta particelle d'amido all'interno. Quell'amido che non ha rilasciato nell'acqua di cottura, provate a immaginare dove ce l'andrà a rilasciare. Continuiamo con dell'acqua di cottura, Franco. Ora andremo a fare dei passaggi piano piano, un mestolo per volta, un mestolo per volta in maniera tale che non mettiamo acqua in eccesso, in questo modo qua, e a saltare la nostra pasta perché una, una volta dice no, magari si salta la pasta perché, così per girarla, no, si salta la pasta fondamentalmente per creare un uno lieve shock termico al nostro preparato. Quindi l'amido allo shock termico cosa fa? Scarica. Scarica, l'amido è un composto a base farinoso, tra virgolette, giusto per rendervi il messaggio chiaro a casa. Si amalgamerà, ci farà da collante con il nostro liquido, in questo caso la nostra salsa al pomodoro. E ci farà la cremina, la classica cremina che tutti quanti, no? Quando vanno nei ristoranti dicono: ma perché lì? Ma perché? Questo è il perché, io ve lo sto dicendo il perché. Un po' di passione, un po' di tempo in più, non fa niente. Quello che si semina si raccoglie, E' eh? È giusto Franco? Mettiamo un altro mestolo d'acqua. Esatto. Donato, prendi un cappello del prete che sta sotto il resho, Non ti preoccupare, fai come se fossi, siamo tutti una famiglia oggi. No, cappello del prete. Ah, andiamo un altro po' d'acqua, Franco. In questo modo, qua siamo quasi alla fine. Ora? si sentono i profumi ravvivare, gli odori. E spero che fra un po' si sentirà il suono dell'ultima fase della mantecazione. E Franco sa che io ci tengo molto a quella fase per questa ricetta che sembra semplice. No, a caso... Lo spaghetti al pomodoro, tanto, non esiste. In cucina quel tanto è una cosa che ci dobbiamo togliere. Ricordiamoci che la cucina è una cosa seria. E va fatta con professionalità, diffidate da questi cucinanti. Tutti, 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 tu, tu, tre secondi e il dado è pronto. Togliamo il dado, facciamo il brodo, la cura sulla materia prima. Quindi è importante. Ora andrò ad impiattare personalmente, perché è un piatto a cui tengo moltissimo e Franco mi cede il posto volentieri. Ora, come vi avevo detto, il nostro primo è giunto nella fase di mantecazione, come potete sentire, Franco, avvicino un po' il microfono vicino alla pasta, sentite il suono. A questo punto ci aggiungiamo un leggero filo d'olio sempre il nostro leccino per dare ancora più il sapore mediterraneo e ci dà lucentezza alla nostra pasta. Io in questo momento godo ragazzi, non mi dite niente. Prepariamo il nostro chiffon, ovviamente non badate alle quantità della pasta, perché poi verrà degustato Dei nostri cameraman, i nostri amici. Franco, grazie. Ci mettiamo, giusto. Franco, avvicinami il mio microfono. Franco, sono a casa e non mi sentono. Allora, giusto un goccino di pomodoro. E a finire, come tradizione vuole, una fogliolina di basilico. E il nostro piatto è servito. Buon appetito! E ricordate, una cucina senza saperi è una cucina senza sapori. Ciao!